Era il 1986, i computer erano grandi come frigoriferi, alcuni ricercatori italiani entravano in contatto con Internet, o meglio con quello che stava per diventare Internet. Oggi uno di loro ci racconta quell'esperienza. Cristiana Palazzoni. Il primo italiano a essersi connesso a Internet, cosa si ricorda di quel giorno? Mi ricordo che dopo vari giorni, dopo aver installato tutte le attrezzature necessarie nella sala macchine del CNR a Pisa, finalmente il 13 aprile siamo riusciti, cioè io in quel momento, perché ero io che mi dedicavo a questa attività, a far funzionare il primo collegamento. Com'era il computer col quale si è connesso per la prima volta a Internet? Il computer era un macchinario, diciamo, americano che noi avevamo importato, perché c'era un accordo con gli Stati Uniti, che era, diciamo, grosso modo, un affare così profondo. Diciamo come un grosso frigorifero, insomma. Quando è che voi vi siete accorti di aver fatto una cosa storica? Sicuramente almeno un anno dopo, perché è stato storico per me, diciamo, quando successivamente appunto a questo collegamento abbiamo registrato l'Italia come facente parte di Internet, quello che ora si usa normalmente in tutti, quando si naviga sul web, qualcosa .it, ecco quel .it, diciamo, circa un anno dopo, appunto l'87, è stato registrato nel registro dei domini di Internet, come si chiama, e quindi in quel momento mi sono reso conto anch'io che, cavoli, è un passo, no? L'Italia è in Internet.